Fabbri, Di Stefano, Abrignani, Tidei, Onorevole Fabbri, provi a votare. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge 32.38 Silvia Giordano, onorevole Cozzolino. Provi a spostarsi, onorevole Cozzolino. Si è acceso, si è acceso. Dichiaro voto favorevole del Movimento 5 Stelle. La ringrazio. Onorevole Giordano. Grillo, mi perdoni. Allora, solo perché sempre rimanga agli atti, perché so che tanto non veniamo ascoltati da queste persone qui dentro in questo momento, con questo emendamento noi chiediamo due cose importanti. Chiediamo che le società di capitali che entreranno nel mondo farmaceutico italiano si iscrivano entro 30 giorni dal loro ingresso, nel momento in cui acquisiscono ovviamente delle farmacie, con la relativa compagine sociale, in un apposito albo istituito presso gli ordini provinciali dei farmacisti. Chiediamo anche che il 50% dei soci dovrà essere composto da farmacisti, restando salve le incompatibilità e le relative sanzioni previste dalla legislazione vigente. Vorrei sapere voi queste incompatibilità quali sono. In ogni caso, la partecipazione al capitale sociale dei farmacisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci. Il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo. Questa è un emendamento che ancora una volta tende Grazie. a, un attimo finisco il concetto, tende a valorizzare il ruolo del cittadino italiano che in questo paese si laurea, studia per una professione e che deve avere, secondo noi, una protezione da parte dello Stato rispetto alle società di capitali, se no facciamo così, la cittadinanza gliela diamo alle società di capitali e noi ce ne andiamo tutti all'Italia e vengono loro a vivere qua e basta. Dichiaro aperta la votazione. Contraria alla Commissione, il Governo, favorevole al relatore di minoranza. Abrignani. Spadoni. Taricco, Garofalo, su. Ci siamo? Onorevole Garofalo, non faccia acrobazie che per la sua età sono proibite.